Oggi siamo a Cervinia, quella che vedete alle mie spalle è una delle montagne più fotografate al mondo, con la sua caratteristica forma di piramide, e c'è un comprensorio straordinario, pensate, 350 km di piste internazionali che collegano l'Italia e la Svizzera. Siamo qui a Plamaison a 2500 metri di altezza, l'altezza consente neve lunghi periodi dell'anno, da ottobre a maggio, e anche chiaramente lo sci estivo. Tracciati per tutte le difficoltà, ce lo facciamo raccontare da Manuel Carrozza. Buongiorno Manuel. Buongiorno. Ex campione italiano di discesa libera. Allora, piste abbiamo detto per tutti i gusti. Tutti i gusti. Partiamo da sotto il Cervino con piste molto tecniche, arrivare a Plamaison, dove ci troviamo adesso, piste un po' più pianeggianti, un po' più agevoli per l'insegnamento. Ci possiamo subito spostare sul ghiacciaio, dove abbiamo neve perenne. Dopodiché, per cambiare paesaggio, possiamo scendere a Val Tournanche e trovare delle zone boschive dove sia un po' più piacere magari sciare. Siamo per portarvi a fare un viaggio panoramico nel cuore delle Alpi. Pensate, questa funivia avveniristica è stata inaugurata da pochi mesi, ci porterà in pochi secondi su al Plateau Rosat a 3500 metri. Una bella tavola imbandita, prodotti tipici delle terre del Cervino, ce li facciamo spiegare da un valdostano doc. Buongiorno Massimo Chatrian, cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo la fontina, che è il re dei formaggi per eccellenza, fatta con foraggio sopra i 2000 metri, con cui si fa la fonduta, la mocetta, che è una carne bovina, la polenta alla valdostana, in cui primeggia sempre la fontina, e tanti altri prodotti tipici. E adesso andiamo a fare un bel brindisi con le bollicine del ghiacciaio. Siamo a Plateau Rosat, 3500 metri di altezza, dove c'è, pensate, il museo più alto d'Europa, dove arrivava la prima funivia, e alle mie spalle vedete il piccolo Cervino, già in territorio svizzero, dove c'è la famosa grotta di ghiaccio, che è una delle attrazioni turistiche del comprensorio. Siamo in compagnia di Alain Seletto, ex nazionale di sci, oggi campione di sci alpinismo. Buongiorno Alain, allora ti sei venuto a allenare tra le montagne di casa? Sì, sono qui a allenarmi sulle montagne di casa, sulla famosa pista Ventina, pista di 11 km con tante varianti, la prima parte più impegnativa, poi ci sono vari cambi di pendenza, un po' di contropendenze, una bella pista proprio. Abbiamo fatto la prima parte di pista, neve bellissima, ma un tracciato un po' impegnativo. Impegnativo, però come hai detto molto bella. Adesso prendiamo a sinistra e andiamo a Val Tournanche, sulla famosa Reine Blanche. E la sera qui a Val Tournanche si conclude con la gara di sci alpinismo. Abbiamo Champs-Élysées. Buonasera. Sei emozionato? No, emozionato no, perché ormai sono un po' veterano, quindi tutto a posto. François invece è una promessa qui di Cervinia, di questa specialità? Speriamo, promessa è un parolone, speriamo di andare il più avanti possibile e di dare il meglio. Bene, noi ci spostiamo, la gara sta per partire. Via!